tangente di, aperta la tonda, pi greco quarti meno 2 alfa, chiusa la tonda, che moltiplica, aperta la tonda, 1 più tangente di 2 alfa, chiusa la tonda, meno 1. Allora, intanto vi ricordo che, lo scrivo qua, la formula di duplicazione della tangente, direi meno utilizzata, ma che in questo caso dobbiamo ricordarci, ed è abbastanza semplice da ricordare. Al numeratore abbiamo un 2 tangente di alfa, sotto abbiamo un 1 meno tangente quadro di alfa. Ricordiamocela perché la utilizzeremo. Prima di tutto utilizziamo, applichiamo la formula di sottrazione della tangente. Vi ricordo anche che, l'abbiamo vista tante volte, per ovvi anche motivi di tipo geometrico, abbiamo risolto l'applicazione con coefficiente angolare, tangente di alfa meno beta è tangente alfa meno tangente di beta, tutto fratto 1 più tangente alfa tangente di beta. Questa è la formula di sottrazione della tangente. E allora, se alfa è pi greco quarti, beta è 2 alfa, abbiamo qua, possiamo scrivere questo come tangente di pi greco quarti meno tangente di 2 alfa. Conviene evidentemente, se vogliamo, lasciare tutto in tangente, altrimenti dovremmo trasformare tutto quanto in seno o coseno, ma in questo caso conviene lasciare tutto quanto in tangente. Fratto 1 più il prodotto fra la tangente di pi greco quarti e la tangente di 2 alfa. Mettiamo la quadra che moltiplica in questo caso 1 più, e scriviamo appunto quanto vale la tangente di 2 alfa, abbiamo scritto lì, è un 2 volte tangente di alfa fratto 1 meno tangente al quadrato di alfa, chiusa quadra, meno 1. Bene, a questo punto, scritte le formule, possiamo evidentemente, scritte le formule, trovato l'inganno, possiamo tranquillamente cancellarle e andare a risolvere e scrivere quanto vale. Vi ricordo che la tangente a 45 gradi, quindi pi greco quarti, vale 1. Quindi abbiamo un aperta quadra, 1 meno, e riscriviamoci l'espressione riguardante la formula di duplicazione della tangente, che quindi è 1, 2 volte tangente di alfa fratto 1 meno tangente quadrato di alfa fratto, che è questa frazione qui, 1 più, nuovamente, tangente di pi greco quarti è 1, quindi 1 più tangente di 2 alfa, quindi 1 più, in questo caso, 2 tangente di alfa fratto 1 meno tangente quadrato di alfa. Chiusa la quadra che moltiplica, aperta l'altra quadra. Qui andrei ad applicare un minimo comune multiplo, per esempio, che appunto è 1 meno tangente quadro di alfa, qui chiudo la quadra e scrivo meno 1 uguale, 1 meno tangente quadro di alfa per 1 è 1 meno tangente quadro di alfa più 2 volte tangente alfa. Allora, notiamo che se facciamo il minimo comune multiplo al numeratore e il minimo comune multiplo al denominatore, se ne va quell'1 meno tangente quadro. Infatti abbiamo un'aperta quadra, linea di frazione fondamentale è questa, qui abbiamo due linee di frazione sia al numeratore che al denominatore, e nei due denominatori abbiamo in entrambi i casi un 1 meno tangente quadro di alfa. Abbiamo un 1 meno tangente quadro di alfa meno 2 tangente alfa al numeratore del numeratore fondamentale di questa frazione, mentre invece abbiamo un 1 meno tangente quadro di alfa più 2 tangente di alfa al denominatore, al numeratore del denominatore fondamentale di questa frazione, che moltiplica, metto la tonda, un 1 meno tangente quadrato di alfa più 2 tangente di alfa, tutto fratto 1 meno tangente quadrato di alfa, tutto quanto meno 1 uguale. Allora, questi due, come avevamo già preventivato, si semplificano, quindi mi rimane 1 meno tangente quadrato di alfa meno 2 tangente alfa fratto 1 meno tangente quadrato di alfa più 2 tangente di alfa, che moltiplica un 1 meno tangente quadrato di alfa più 2 tangente alfa fratto 1 meno tangente quadrato di alfa. Attenzione, abbiamo questo meno 1, prima il prodotto e poi la sottrazione. Questi due si possono semplificare. Rimane uguale 1 meno tangente quadrato di alfa meno 2 tangente di alfa tutto fratto
1 meno tangente quadrata di alfa meno 1 uguale un altro minimo minuto che è 1 meno tangente quadrata di alfa, vi ricordo dovremmo porre in ogni caso 1 meno tangente quadrata di alfa diverso da 0, condizione di stato della frazione, andiamo a scrivere 1 meno tangente quadrata di alfa meno 2 tangente di alfa, e qua abbiamo quindi che se moltiplichiamo 1 meno tangente quadrata di alfa per meno 1 otteniamo un più tangente quadrata di alfa meno 1. Allora, tangente quadro e meno tangente quadro se ne vanno, 1 e meno 1 se ne vanno, mi rimane un meno 2 tangente di alfa fratto 1 meno tangente quadro di alfa, ma raccogliendo un meno possiamo scrivere che il risultato semplificato è un 2 tangente di alfa, il meno lo mettiamo sotto, quindi abbiamo un tangente quadro di alfa meno 1. Eccolo qui, quello che otteniamo alla fine. Aperta la tonda, coseno di alfa meno seno di alfa, chiusa la tonda, che moltiplica una linea di frazione composta da un numeratore che presenta un coseno di 2 alfa, da un denominatore che presenta la somma fra cos alfa e sen alfa, cos alfa più sen alfa, più 2 volte seno di 2 alfa. Occhio che dovremmo porre, diverso da 0, questa somma coseno alfa più sen alfa, che vedremo evidentemente in seguito, ancora sulla quale non possiamo dire niente perché ancora non abbiamo fatto le equazioni goniometriche, comunque va posto questo denominatore diverso da 0 come condizione di stato, questo va fatto. In ogni caso poi moltiplichiamo e normalmente applichiamo le due formule di duplicazione, questa qua relativa al coseno e questa relativa al seno. Quindi scriviamo ancora coseno di alfa meno sen alfa, tutto fratto questo coseno di alfa più un seno di alfa che moltiplica che cosa? Il coseno di 2 alfa che diciamo possiamo scrivere come cos quadro alfa meno sen quadro alfa. Perché lo scrivo così? Perché adesso ve lo faccio vedere. Dunque, seno di 2 alfa, ve lo ricordo, per la formula di duplicazione del seno è 2 volte sen alfa cos alfa per 2 sarà un 4 volte sen alfa cos alfa. Perché ho deciso di scrivere così coseno di 2 alfa? Perché cos quadro alfa con sen quadro alfa è una differenza fra due quadrati, tra il quadrato del coseno e il quadrato del seno, che si può scrivere quindi come cos alfa meno sen alfa per cos alfa più sen alfa, a meno b per a più b, a quadro meno b quadro e a meno b. Quindi questo lo scriviamo come cosen alfa meno sen alfa fratto cosen alfa più sen alfa. Vi ricordo ancora una volta che risolvete gli esercizi senza i formulari davanti e soprattutto, ragazzi, non date la colpa alle funzioni econometriche se avete delle lacune, delle carenze in algebra, perché questa è solamente algebra in realtà, eh? Come se al posto del coseno di alfa avessimo x e al posto del sen alfa avessimo y, in sostanza. Cos quadro alfa meno sen quadro alfa è, come detto, coseno di alfa meno sen alfa che moltiplica coseno alfa più sen alfa. Qualcuno mi dirà, come ti permetti? Ah, io lo dico solamente così, non c'è malizia, non c'è cattiveria in quello che dico naturalmente, no? Sono qua per questo, non è, io sono qua per mostrarvi le cose. Se avete dubbi, andatevi a guardare le lezioni riguardanti il biennio che trovate nel sito, vi ricordo, www.ingcerroni.it. Allora, questi due semplificano, è un prodotto. Coseno di alfa meno sen alfa, per coseno alfa meno sen alfa è un coseno di alfa meno sen alfa al quadrato. Quel più 4 volte sen alfa cos alfa. Sviluppiamo questo quadrato e abbiamo sostanzialmente finito. Quadrato del primo, cos quadro alfa, più quadrato del secondo, sen quadro alfa, meno 2 sen alfa cos alfa è il doppio prodotto, più 4 sen alfa cos alfa. Allora, visto che 4 meno 2 fa 2, ci rimane 1 sen quadro alfa più cos quadro alfa più 2 volte sen alfa cos alfa, un qualcosa che abbiamo già incontrato in precedenza. Il risultato lo possiamo scrivere in due modi: o come 1 più 2 sen alfa cos alfa, applicando la prima relazione fondamentale della goniometria, sen quadro alfa più cos quadro alfa è 1, oppure questo è lo sviluppo di un ovvio quadrato di binomio, e lo possiamo quindi scrivere come sen alfa più cos alfa al quadrato. Uno o l'altro vanno bene allo stesso modo. Ultimo esercizio di questa carrellata, normalmente molti si lamentano perché io faccio molti esercizi, per chi segue, io capisco effettivamente che per chi segua giorno dopo giorno le lezioni può essere un po' noioso seguire 4-5 lezioni consecutive di esercizi, ma tenete conto che il corso è anche fatto per chi naturalmente segue queste lezioni, le seguirà in futuro, quindi troverà tutto il materiale pronto. Tenete conto che dovete tenere presente anche questo fatto qua. Mi scuso se offendo qualcuno se faccio troppi esercizi, se ne facessi pochi
D'altronde potete andare in altri canali, dove in altri canali sicuramente non trovate esercizi, quindi trovate solamente spiegazioni, al massimo trovate 1/2 al massimo di esercizi, quindi andate in altri canali se proprio non vi trovate bene con questo mio tipo di metodologia di girare i video. Allora, andiamo a leggere questa. Seno di 2 alfa meno piego sesti più 2 volte cos quadro di pi terzi piego terzi più alfa pi greco terzi più alfa. Allora, dobbiamo applicare intanto una forma di sottrazione del seno e una di addizione del coseno. Scriviamole così. Allora, questo vi ricordo che il seno di alfa meno beta, dove in questo caso alfa è 2 alfa e beta è piego sesti, è sen alfa cos beta meno cos alfa sen beta. Quindi seno di 2 alfa per il coseno di pi greco sesti meno il coseno di 2 alfa per il seno di piego sesti. Quello per adesso lo scriviamo come 2 volte coseno di pi greco terzi più alfa tutto al quadrato, perché dire cos quadro di qualcosa è come dire quel coseno tutto al quadrato. Allora, cominciamo. Il seno di 2 alfa per la formula di duplicazione del seno è 2 volte sen alfa cos alfa. Vi ricordo che il coseno pi greco sesti vale radice di 3 fratto 2. Dopodiché, meno il seno pi greco sesti vale 1/2, quindi 1/2, che moltiplica la formula di duplicazione del coseno. Coseno di 2 alfa, vi ricordo, è ad esempio cos quadro alfa, per adesso lo scriviamo così, meno sen quadro alfa. Scrivetelo sempre così, se poi necessario lo scriveremo come 2 cos quadro alfa meno 1, come 1 meno 2 sen quadro alfa, più 2 volte, aperta quadra, applichiamo l'addizione del coseno. Coseno di alfa più beta è cos alfa cos beta meno sen alfa sen beta, dove alfa è pi greco terzi, beta è alfa. Cos di pi greco terzi, cos alfa meno seno di pi greco terzi, sen alfa, uguale, tutto al quadrato naturalmente, no? Da non dimenticare. Uguale. 2 e 2 se ne vanno, rimane un radice quadrata di 3 sen alfa cos alfa. Qui abbiamo lascerei questo come meno 1/2 per adesso cos quadro alfa meno sen quadro alfa, lo lascerei così e scriverei 2 aperta quadra. Vi ricordo che il coseno a pi greco terzi vale 1/2, quindi 1/2 cos alfa, evidentemente il seno a pi greco terzi vale radice di 3 su 2, quindi meno radice di 3 su 2 seno di alfa, a questo punto al quadrato, sviluppiamo questo quadrato e li riscriviamo così com'è, quindi uguale, radice di 3, sen alfa cos alfa, meno 1/2, lascio così perché voglio vedere se conviene lasciare così o conviene cambiare, più 2 che moltiplica, quadra, il quadrato di 1/2 cos alfa è 1/4 cos quadro, alfa, meno al quadrato è più, radice di 3 su 2 quadrato è 3 quarti, sen quadro alfa. Il doppio prodotto è 2 per 1/2 e 1, quindi meno radice di 3 su 2 sen alfa cos alfa, chiusa la quadra. Finisco col moltiplicare per 2 tutto, mi accorgo che in effetti conviene lasciare così e allora avrò uguale radice di 3 sen alfa cos alfa meno 1/2 per cos quadro e meno 1/2 cos quadro alfa, meno 1/2 meno sen quadro e un meno per meno più, 1/2 sen quadro alfa. 2 per 1/4 cos quadro alfa è 2/4, quindi 1/2 cos quadro alfa, 2 per 3/4 è 3/2, è 2/4, quindi 1/2 per 3, 3/2 sen quadro alfa. Infine, meno 2 per radice su 2 è 1 meno radice di 3 sen alfa cos alfa. Vi siete accorti che se ne vanno alcuni termini opposti? Radice di 3 sen alfa cos alfa se ne va con questo meno radice di 3 sen alfa cos alfa, meno 1/2 cos quadro alfa se ne va con l'1/2 cos quadro, 3/2 più 1/2 è 1/4, quindi 2, e quindi 2 sen quadro alfa è il risultato finale di questa espressione semplificata.